Il 25 agosto 1960 sono iniziate a Roma le prime uniche Olimpiadi disputate in Italia. E oggi parliamo di questo. Ciao a tutti e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Nel 1960 ci sono stati grandi cambiamenti nel mondo, soprattutto nella politica, nella società e nello sport. Le Olimpiadi di Roma del 1960 non sono state solo un evento sportivo, ma un importante palcoscenico mondiale. Qui si sono incontrate lotte per i diritti civili, la guerra fredda e il potere crescente delle nuove nazioni indipendenti. In questo episodio parleremo di tre persone fatti che rappresentano questi cambiamenti: Cassius Clay, Wilmar Rudolph e l'influenza della guerra fredda. Il nostro viaggio ci porterà dalla vittoria sul ring di un giovane pugile, che poi è diventato Muhammad Ali, alla straordinaria velocità di una donna che ha superato la poliomielite ed è diventata una leggenda, fino alle tensioni mondiali che hanno trasformato Roma in un simbolico campo di battaglia tra Est e Ovest. Prima di iniziare, vi ricordo che potete supportare il podcast con una piccola donazione su Tipeee o Patreon. Inoltre, con questa donazione avete accesso a tutti i transcript di tutti gli episodi con le parole tradotte in inglese. Musica e cominciamo! Parte 1. Cassius Clay, l'inizio della leggenda. Cassius Clay, un giovane pugile di Louisville, è arrivato a Roma come una promessa del pugilato, ma ha lasciato i giochi come una stella nascente del panorama mondiale. All'età di soli 18 anni, Clay si è distinto per la sua personalità carismatica e il suo talento sul ring. La sua fiducia in se stesso era evidente già durante il viaggio in Italia, nonostante la sua paura di volare. Infatti, è riuscito a salire sull'aereo per Roma solo grazie all'incoraggiamento dei suoi compagni di squadra. Una volta arrivato, Clay non ha perso tempo nel fare impressione, non solo per le sue abilità di pugile, ma anche per il suo atteggiamento fuori dal ring. È riuscito ad affascinare e divertire sia i suoi compagni che gli atleti delle altre delegazioni, posando con 28 diverse squadre in pochi giorni e guadagnandosi il titolo di ambasciatore non ufficiale del buon umore americano. La sua marcia verso l'oro olimpico è culminata in un incontro contro Gennady Shakhtov, un pugile sovietico più esperto che aveva già vinto un oro a Melbourne. Clay ha mantenuto Shakhtov a distanza con i suoi colpi rapidi e precisi, aggiudicandosi la vittoria e la medaglia d'oro nella categoria dei pesi medio-massimi. Questo trionfo non è stato solo un successo sportivo, ma ha segnato anche l'inizio del mito di Muhammad Ali, una figura destinata a rivoluzionare non solo il pugilato, ma anche la cultura popolare. Il trionfo di Clay a Roma è stato il primo passo verso una carriera leggendaria, ma ha rappresentato anche una dichiarazione di fiducia e orgoglio in un momento in cui gli Stati Uniti erano ancora profondamente divisi dal punto di vista razziale. Nonostante fosse acclamato come un eroe al suo ritorno a Louisville, la sua esperienza di discriminazione razziale in patria lo ha portato a una profonda riflessione, gettando le basi per il suo futuro impegno sociale e politico. Parte 2. Wilmar Rudolph.
la regina della pista. Vilma Rudolph, soprannominata la Gazzella Nera, è arrivata a Roma con una storia incredibile alle spalle. Colpita dalla poliomielite durante l'infanzia, i medici le avevano detto che non avrebbe mai più camminato senza un tutore. Ma Vilma non solo ha imparato a camminare, ma è diventata una delle più grandi velociste della storia. A Roma, Rudolph si è presentata con l'obiettivo chiaro di vincere e diventare un simbolo di speranza e forza. Ha partecipato alla finale dei 100 metri femminili con una calma e una sicurezza che hanno impressionato tutti. Nonostante un inizio di gara lento, ha recuperato velocemente e ha vinto con un margine straordinario, stabilendo un nuovo record olimpico. La sua vittoria non è stata solo un trionfo personale, ma un simbolo di riscatto per tutte le donne e le persone nere, in un'epoca in cui i diritti civili erano ancora una battaglia da combattere. Ma Rudolph non si è fermata al successo dei 100 metri. Con la stessa grazia e potenza ha dominato anche i 200 metri e la staffetta 4x100, portando a casa 3 medaglie d'oro. Questi trionfi hanno fatto di lei una delle eroine più amate delle Olimpiadi di Roma. La sua storia ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha segnato un passo importante verso l'emancipazione delle atlete femminili. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Vilma Rudolph è stata celebrata come una regina. La sua città natale, Clarksville, in Tennessee, ha organizzato una parata in suo onore. Il primo evento nella storia della città in cui neri e bianchi hanno partecipato insieme senza segregazione. Il suo impatto è andato ben oltre la pista. Vilma è diventata un'icona di uguaglianza e determinazione, aprendo la strada alle future generazioni di atlete. Parte 3. La guerra fredda e le medaglie italiane. Le Olimpiadi di Roma si sono svolte in un periodo di forti tensioni geopolitiche, con la guerra fredda che dominava le relazioni internazionali. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno usato i giochi come un campo di battaglia simbolico, dove le vittorie sportive assumevano un significato politico molto più grande. La competizione tra le due superpotenze era evidente in ogni disciplina, con ogni nazione determinata a dimostrare la superiorità del proprio sistema. Un esempio emblematico di questa rivalità è stata la competizione tra le squadre di basket degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. La squadra americana, composta da future leggende come Jerry West e Oscar Robertson, si è trovata ad affrontare non solo avversari formidabili, ma anche arbitraggi controversi, che sembravano favorire i sovietici. La vittoria americana è stata vista come un'importante affermazione contro il comunismo, in un momento in cui la paura di un conflitto nucleare tra le due superpotenze era molto presente. Ma le Olimpiadi di Roma non sono state solo una questione di Stati Uniti contro Unione Sovietica, sono state anche un palcoscenico per le nazioni emergenti del mondo postcoloniale. L'Etiopia, ad esempio, ha conquistato il suo primo oro olimpico grazie alla straordinaria prestazione del maratoneta Abebe Bikila, che ha corso l'intera maratona a piedi nudi attraverso le strade di Roma e sfidando simbolicamente l'eredità coloniale italiana. Le Olimpiadi di Roma 1960 sono indimenticabili anche per l'Italia. Sono state un evento storico per l'Italia, non solo per l'organizzazione impeccabile, ma anche
per i successi sportivi raggiunti dagli atleti italiani. Tra gli atleti italiani indimenticabili che hanno vinto l'oro ci sono Livio Berruti e Nino Benvenuti. Berruti è diventato un eroe nazionale vincendo l'oro nei 200 metri piani, stabilendo un nuovo record olimpico di 20,5 secondi. La sua vittoria è stata particolarmente significativa perché è stato il primo europeo a vincere questa gara olimpica battendo forti concorrenti statunitensi. Benvenuti è diventato uno dei pugili italiani più celebri di tutti i tempi grazie alla sua vittoria nella categoria pesi welter. La sua prestazione è stata straordinaria e ha rappresentato una delle medaglie d'oro più celebrate delle Olimpiadi di Roma. Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate una review positiva su Apple Podcast e vi ricordo che su TP e Patreon trovate la trascrizione dell'episodio con le parole più difficili. E sempre sul sito potete finanziare e supportare il progetto con una piccola donazione. Come sempre, non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi, facciamo cultura insieme. A presto!